Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale ad un nuovo appuntamento con le opinioni sulle letture manga che ho fatto a luglio 2018. Come al solito partiamo dalle novità, la prima è Nana e Kaoru volume 1 a 5,50€ pubblicato da Planet Manga, l'autore o autrice Ryuta Amazune, che non conosco, ci porta una serie abbastanza frizzante sul mondo del bondage, dell'SM, anche se comunque è un bondage molto edulcorato, diciamo da studenti, in un manga che parte dalle fantasie di questo ragazzo, appunto il protagonista dell'opera, che sogna molto molto spesso, in atteggiamenti molto discinti, la sua amica d'infanzia Nana. A un certo punto però la ragazza sembra essere talmente presa dallo studio da non riuscire a concentrarsi bene proprio su di esso, e quindi una sua amica le dà un suggerimento abbastanza particolare, ovvero quello di svagarsi un pochino. E dopo che per alcune circostanze la ragazza viene a scoprire proprio dell'hobby del suo amico d'infanzia, ovvero quello di collezionare giocattolini sexy, roba appunto come questo vestitino molto molto sexy che si vede qui, i due finiranno per essere partecipi, complici di una sorta di giochino che non prevederà almeno inizialmente nulla di sessuale, ma che prevederà appunto il fatto che il ragazzo indichi alla ragazza alcune distrazioni utili appunto per proseguire meglio nei suoi studi, per svagarsi un attimo. Infatti i voti della ragazza, dopo che si metterà a giochicchiare con Kaoru, miglioreranno anche nettamente. Un manga carino, simpatico, non certamente un capolavoro, almeno per quanto riguarda questo primo volume, ma piacevole. Poi ho letto Comic, un volume unico che raccoglie alcune delle storie brevi, dei racconti brevi di Atsushi Kaneko, come sempre narrati sia visivamente che appunto narrativamente parlando, nel solito modo molto molto strambo di Atsushi Kaneko, come vediamo anche in alcune particolari storie disegnate, soprattutto colorate con il suo particolarissimo stile. E qui c'è poco da dire appunto sulle storie, perché si tratta di storie brevi, quindi vi consiglio, se siete già fan di Kaneko, di recuperarlo al più presto. È pubblicato da Star Comics al costo di 15 euro. Poi ho letto un'opera che mi è piaciuta davvero tantissimo, ovvero Tokyo Zombie di Yusaku Anakuma, ed è la prima opera della corrente Eta Uma che viene pubblicata in Italia da Kokonino Press nella collana Gekiga, al costo di 18 euro. È la storia di Fujio e Mitsuo, che sono due operai di una fabbrica, che durante il loro tempo libero, come vedete, si allenano a fare jiu-jitsu, che è uno sport appunto praticato anche, e qui ho beccato una tavola che potrebbe censurarmi l'intero video, praticato appunto, come dicevo, anche dall'autore, e dopo alcune circostanze i due si ritrovano a seppellire un uomo su questo monte, su questo Fujinero, che è un monte dove gli uomini appunto seppelliscono le loro cose vecchie, rifiuti e appunto anche dei cadaveri. Questo però fa nascere un piccolo problemino quando questi cadaveri iniziano a risvegliarsi, iniziano a mordere la gente e a scatenare una grossissima epidemia zombie appunto in quel di Tokyo. Ma tutt'altro è che una semplice e banale storia di zombie quest'opera, che poi si trasformerà in una sorta di manga a torneo di arti marziali, dove vedremo appunto ormai i ricchi annoiati su questa popolazione che viene schiavizzata dai più ricchi appunto, che decidono di organizzare delle lotte tra umani e zombie. E da lì in poi andremo avanti in una sorta di omaggio al wrestling, alle arti marziali, tutte cose amate tantissimo dall'autore, in un manga a prima vista molto trash, ma che in realtà nasconde una storia molto più ben delineata rispetto a tantissimi altri manga, con un inizio specifico, una parte centrale e un viaggio che porterà davvero a qualcosa il nostro protagonista. E poi Urataro, da parte di J-Pop a 5,90€, e l'autore o autrice Atsushi Nakayama, e questa qui è una delle novità che mi è piaciuta un po' meno. In realtà mi attiravano molto i disegni, che sembravano davvero particolari e anche abbastanza
truculenti, diciamo, come può piacere a me vedendo le prime immagini, ma che come storia non mi ha preso tantissimo. È quella di una ragazza affetta da una grave malattia che vorrebbe in tutti i modi sopravvivere a questa malattia e della sua ricerca appunto di Urataro, che è questo immortale, dopo aver provato in tutti i modi con le varie leggende metropolitane sull'immortalità. Arrivata di fronte a lui, la ragazza vedrà che in effetti lui è probabilmente proprio colui che stava cercando e quindi cercherà in tutti i modi di convincerlo a seguirla nel suo viaggio per cercare l'immortalità, anche perché sembra che questa soluzione possa permettere a Urataro stesso di morire, cosa che lui vuole da tempo. È sicuramente un'opera disegnata molto bene, in uno stile particolare, e la storia può essere anche appassionante, ma a me non ha preso più di tanto, se devo dire la verità. E poi ci sono un bel po' di titoli in prosecuzione, come il quinto volume di Mob Psycho 100, che entra davvero nel vivo dell'azione, e vediamo in questo numero anche svegliarsi i poteri magnifici apparentemente del fratello di Mob, che era stato rapito nei volumi precedenti, e anche Mob molto molto incazzato nel tentativo di liberare suo fratello. Golden Kamuy 10, sempre meraviglioso, uno dei migliori manga pubblicati al momento in Italia, anche qui prosegue l'avventura di Sugimoto l'immortale e di tutti i suoi compagni che stavano appunto cercando di salvare Shiraishi, il re della fuga, uno dei personaggi più comici dell'intera saga, e vedremo se ci riusciranno oppure no. Poi Peacemaker 14 di Ryoji Minagawa, dove continua il God, ovvero questo torneo dove si sfidano i più terribili combattenti di tutto il mondo per arrivare infine in finale contro il fratello del nostro protagonista, che è l'attuale detentore del titolo di più forte del mondo. Anche Dead Dead Demons The Destruction di Inio Asano, con il sesto volume, entra davvero nel vivo e cominciamo anche finalmente a capire un po' di più della personalità di questi invasori e anche degli umani. Alcuni di loro sembrano ormai aver perso tutte le speranze di sopravvivenza, mentre altri cercano in qualche modo di spostarsi dall'epicentro di questo attacco, tra virgolette. Prosegue un altro manga molto molto bello, Oltre le onde volume 2 di Yuki Kamatani. Il primo volume, devo dire la verità, mi era piaciuto un po' di più, ma comunque prosegue molto molto bene, soprattutto per quanto riguarda i disegni, che mi piacciono davvero tantissimo. E in questo secondo volume vediamo svelarsi pian piano alcune delle personalità che accompagnano il nostro protagonista in questa nuova avventura, alla scoperta appunto della sua sessualità. Poi My Love Story volume 3, sempre molto 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 simpatico, sicuramente uno degli shoujo migliori che ci sono in questo momento in Italia. Poi Prison School 24, dove arriviamo quasi finalmente alla conclusione di questa sfida che ha tenuto banco per gli ultimi 2-3 volumi tra le due associazioni studentesche, quella segreta e quella ufficiale, con colpi di scena assurdi e sempre più deliranti. Ushio e Tora volume 7, dove vediamo appunto come le ragazze che sono state parte della vita di Ushio cercano in tutti i modi di liberarlo da questo gioco che sembra della lancia della bestia, che si sta impossessando di lui, facendolo diventare una sorta di mostro spietato. Chisakobe volume 3 di Minetaro Mochizuki, sempre molto molto bello, sia per quanto riguarda lo stile dell'autore davvero meraviglioso, che la storia molto molto delicata e poetica, di cui vi parlerò alla fine della serie. Day of the Flying Head volume 13, Shintaro Kago della Hollow Press, una storia delirante e assurda che dovrò sicuramente rileggere alla fine della serie, che arriverà con il quarto e ultimo volume. Made in Abyss volume 3, dove ci addentriamo davvero sempre di più in questo abisso sconfinato presente nel mondo di questo manga, e dove vediamo delle crudeltà, delle crudezze che difficilmente qualcuno si sarebbe aspettato dal primo volume. E infine il terzo meraviglioso, disturbante e delirante volume di Aula alla deriva di Kazuo Umezu, un'opera veramente magnifica, che in questo terzo e ultimo volume ci spiega anche, se così vogliamo, quali erano le reali intenzioni narrative, cosa voleva davvero comunicare Kazuo Umezu con quest'opera. Valori ambientali, valori umani, affettivi e molto molto altro in quello che non è assolutamente solo una storia horror.
E questo era tutto per le letture manga che ho fatto a luglio. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento, lasciate un like per aiutare il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando le notifiche, aprite il box informazioni, noi ci vediamo alla prossima e ciao!